Buon pomeriggio e benvenuti alle nostre breaking news. Operazione compiuta dai carabinieri di Arezzo che hanno arrestato a Spoleto uno spacciatore che nascondeva 17 kg di eroina nel suo garage, quindi una quantità notevolissima, brillante operazione che è stata condotta dai carabinieri che hanno permesso di mandare in carcere questo spacciatore di origine albanese. Il segretario della CGIL Aretina Alessandro Tracchi dice la sua dopo il tragico episodio di ieri che è costato la vita a un operaio in un'azienda a Bibbiena Stazione. Il tema della sicurezza continua ad essere in primo piano, tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindacato si impegna comunque per garantire il più possibile il rispetto dei vari protocolli e delle stesse misure di sicurezza. Approvato il progetto per la fornitura di acqua dall'invaso di Montedoglio per il comune di Chiusi, un progetto il cui valore è di circa complessivamente 3.850.000 euro, hanno collaborato in particolare EAUT, Ente Acque Umbre Toscane e Nuove Acque. Queste erano le nostre breaking news.